dal nulla qualcosa può anche venire fuori. Da cosa nasce cosa? Da cosa nasce cosa, giusto. Ma non lo so, io di solito faccio casting, ma sono una ballerina, quindi... Una piccola vittoria, già solo essere chiamato. Però vabbè, vediamo come va. Partecipare, sono lucchese, sicché insomma mi farebbe piacere. Poi il Marchese del Grillo, Città in Mosca, la Florentini, film francese. Casting di coppia, cosa vi ha portato qui? Del casting di coppia non siamo in una coppia. Nel senso che siete arrivati insieme, cosa vi aspettate? Assolutamente non so niente. Quale ruolo vi vedreste bene se poteste scegliere? Qualcosa di eroico, tipo cavaliere bianco con cavallo con ali. Finalmente, oh, qualche eroe comunque. Perché devo fare il cattivo? Tutti vogliono fare il cattivo. Allora, un personaggio che mi identifica tantissimo e non è un personaggio reale è il Pierrot. Ti fai i profili? Sì. Proprio al cinema no, però comunque mi piace vedere i film a casa o Sky e un po' di tutto a parte la commedia italiana. Anche per la cura dei miei poi. Tornare in Toscana per tranquillità e pace. Però oggi sarei un giorno lì e ho detto ma sai che c'è, andiamo a vedere cos'è. Poi ho partecipato anche sempre come comparsa nell'altro film di Peraccioni, Ti amo in tutte le lingue del mondo. Di evocazioni storiche e ho partecipato sia alla Monaca di Monza che a San Francesco. È una bella città. E, faccio la majorette nella banda di Marlia da 8 anni. Bello. Sì. Ma Spike Lee è... non lo so, sai, non lo so mica. Training Denzel Washington... non so rispondere. Te lo dico onestamente, non lo so. Vuoto, Giacomo bussa alla porta. Melania 2 prima. Problema di schede. Silenzio per favore. Solito problema di scheda, altro shack. E blind. Quello che mi dà un colpetto di luce su di lei. Lavinia 3 prima. E Giuseppe Sarfosa. E azione. La frase. Io vi condanno all'eterna fame di vitale sangue e alla vivente morte. Affanculo! Pausa! L'amore per me. Io sono Cristina. Ce la fai o ti presto uno dei miei ragazzi? Oggi è l'ultimo giorno di set per Luca Effetto Cinema, gli spottini che stiamo girando per promuovere questa iniziativa di cinema, che sono incontri che vanno a parare dagli autori alle produzioni, per coinvolgere un po' le persone a capire qualcosa di più del cinema e anche a farlo.
giusto ricordare e ringraziare tutte le associazioni e i gruppi che aderiscono a Lucca Effetto Cinema, che sono numerosi. Ringraziamo gli Occhi di Ulisse, per esempio, i ragazzi di Occhi di Ulisse, che hanno dato in questi giorni un contributo importantissimo dal punto di vista dell'organizzazione. Stefano Giuntini con lo schermo, che è il gruppo coordinatore di questo progetto fortemente voluto dalla Fondazione, ma come Esperia, tra l'altro, come Lucca Film Festival, i ragazzi di Metropolis Produzioni che hanno messo a disposizione la troupe tecnica e le attrezzature. Gli Orti di Velisa, che ci ha ospitato in questi giorni per il catering. Tutta la città che in qualche maniera sta cominciando a capire quanto possa essere importante che si crei un movimento del cinema, comincia a respirarlo anche in strada, e quindi, a parte i soliti imprevisti del lavoro cinematografico, ma comunque c'è stato un grande abbraccio della città. Lecioni 2 prima, Sandro 1 seconda, Chiara 1 prima, Chiara 2 prima, Laura 1 prima, Laura 2 prima, Russo 2 prima.